proprio così, sarà anche un po' per magia, ma da quando sono venuto al mondo, la vita per me è avanti e indietro su un ritmo di swing che è pieno di accenti, sì, e poche pause, i piedi partono e poi non si fermano più, e vanno sulle note blu, non ci sarebbe magia se lontano dai miei sogni un giorno, come in un film di Fred Astaire, anche io non avessi voluto di più volare leggero, solo se provi quel salto in alto, se decidi di fare il passo ticchettandoti, claque, non c'è brivido più grande ormai per me. Ogni volta che io devo ritornare in scena, ladro di Nottingham, ruba cuori a Baghdad, o che sia un burattino di legno, le luci si accendono al palco, è già casa mia in fondo, sono o non sono nato per il musical, proprio così non ci sarebbe magia se lontano dai miei sogni un giorno, e come in un film di Fred Astaire, a chi non avessi volato di più, più in alto di un sogno, solo se guarderai sempre il cielo, se ti sentirai come un pazzo dentro quelle tue claque, non c'è brivido più grande ormai per me. To me, se lassù una stella c'è per me, io la seguirò, sì, la seguirò lassù. Scommetto che vi è venuta voglia di ballare. Hai ragione. Linea in studio. Ma dice a noi? Iniziano sì. Domani le audizioni del nuovo spettacolo di Manuel Frattini, Sindrome da Disco. Sì, io sono perfetta. Per partecipare al mondo del musical arrivo. Grazie alla scuola di danza e teatro. Anna, ma almeno lo sai cos'è un musical. Per maggiori informazioni consultate. Dice sì, musical, l'abbreviazione per lo più di musical comedy o musical theater, un genere teatrale o cinematografico che si avvale di più tecniche espressive. Viva Anna, viva il musical! Il prossimo. Quanta libertà con i tuoi colori nelle mani. Il prossimo. Ridipingi il cuore anche quando sembrerà follia. Impazzirai per mille cose, ma quello che vuoi, amore. Ti perderai, ma tra le mille scuse ci siamo. Lo troverai se mescolerai la tua storia e la mia. Non siamo in due, ma un solo respiro. Noi apri i tuoi occhi e lascia. Cerchiamo ragazze. Ma io sono una ragazza. Soltanto un gioco di parole. Fuori! Il cielo sembra il mare, se lo guarderai a testa in giù. Quanta libertà con i tuoi colori nelle mani. Ridipingi il cuore anche quando sembrerà follia. Danza! Regolarità è soltanto un gioco di parole.
Cristina Del Grande, grazie per averci riproposto il brano innanzitutto. E ci può parlare delle sue passate esperienze teatrali adesso? Nessuna! Ok, per noi allora va bene così, le faremo sapere. Grazie mille, salve! Che ne dite? Passami il suo curriculum. Dai, non so, era particolare, anche se non so dire se nel bene o nel male. I feel like so I just made it because this is way more art against knowledge. You know, but I guess my ex fakes. Ah, yes, Silvia Di Stefano. Sì, Silvia Di Stefano, in effetti. Però non è detto che dobbiamo scegliere una faccia conosciuta. Infatti, non dobbiamo sempre per fare. Appunto. No. Certo che se Angelo poi tu dicessi qualcosa, magari entrassi nella discussione. No, ho capito, allora, se mi dai un attimino, lo sai che ho problemi a capire che cosa dice lui, perché non mi sto alterando, quindi per favore Angelo... No, ho capito, ma non sei scritto, però scusate! A qualcuno interessa sapere che cosa ne penso? E va bene, Manuel, dici cosa ne pensi. Sincero? A me è piaciuta. E quindi mi fa, devo assolutamente fare questa audizione. Ma chi? Anna! Oh mio Dio. Guarda, lo so, è tremendo. No, mi si è sciupato lo smalto. Dicevi? Diana e quel provino. Ma quindi ha deciso di andare? Credevo stesse prendendo in giro Diego. Poverina, guarda, non sa cosa le succederà. Il mondo dello spettacolo è un mondo spietato. Ma sì, poi pensate a quando la cacceranno via. Oh santo cielo. Non farmici pensare. No, mi devo spuntare un po' i capelli perché fanno... Oh Anna, ciao, com'è andata? Non lo so, non mi sembravano molto convinti. Ma secondo me ti hanno presa. Ma sì, dai, pensa positivo. Ragazzi, cosa state dicendo? Ah, e poi in un'insalzata superlativa. Nel mondo del musical c'è sempre un lieto fine. Che succederà? Magica pula. Ansia mille qui. Serve una magia. Amandre cavare. Mary Poppins e re. Non t'ha detto torna domani, torna più tardi tipo. Ma la base l'hai tagliata? Porcaccia no, credi e vai, il ruolo ti conquisterai. Tutto al più c'è sempre la fame, magari lì. Se c'hai la danza forse allora sì. Quindi resta in forma perché se sei magra scelgono te. 2000 credici avrai la tua chance. Recita il mantra del buon vecchio Mike. I can do that. Proprio come fosse chorus line. Dai, dai. Su con il Morales. Bye, bye. You're the one that they want. Farmi colpi di sole? Guarda, di sicuro non toccherei le lunghezze. Ma quanto ci vuole per il colore? Perché voglio tornare a casa prima che arrivi Anna. Aria di bufera? Prevedo nubi e tempeste, non sono previste schiarite. No, schiarite assolutamente no. Al massimo cambiamo radicalmente colore. Danny, ma cosa hai capito? Calma! Scusa, hai ragione, che ripenso ad Anna a questa audizione. Guarda, mi innervosisce solo l'idea. E perché mai? Ma perché è indecisa e imprevedibile, non prende mai una strada. Sono mesi che paghiamo noi le bollette di casa. Adesso basta, io ci do un bel taglio, va. Tesoro mio, ma che sei pazza, io li spunterei. Ma non capisci che dicevo di quell'altra matta isterica. Parla a lei. E prima sì e poi no, che pensi tu? Andrei di viola sciocchi ma verrebbe blu. Tentare tenterà, chissà che figura ci farà. Un film romantico è un po' generico. Cosa significa romantico? Lei lo sa. E questo sa com'è. I gusti sono gusti, non lo chieda a me. Ma perché? Sex and the City ormai è già retro. Ma tipo via col vento, non ce l'ho da un po'. Cambia lavoro dai, che non sai fare quello che fai.
camicia con giacca, maglietta fa gay. E col computer niente Facebook, capo, ma che fai? Pulisci qua, ma che lavoro di... Non so davvero cosa fare con lei. Ma sì, la conosci, Anna. È uno spirito libero. Sì, ma io mi preoccupo per lei. Ha scelto una strada che è troppo difficile da percorrere. Ma se non l'ho trovata io la strada giusta per me, come pensate di poterla trovare voi? Magari ci sto mettendo un po' di più, e allora? Ciao, Anna! Anna, scusami, io non sapevo che fossi qui. Ma che le succede? Stavamo sparlando di lei. E quindi? Lo sanno tu? Tutte le ragazze vengono a sparlare dal parrucchiere. Dovrei mancare un po', posso lasciarvi qui. Vai tranqui, capo, che al lavoro ci pensiamo noi. Me l'hai girato il fax. Controlla la tua mail sull'iPad. Viene blu. Questo blu è perfetto. No, non c'è più. Ma non avete niente in questo negozio? Un tandio. Fai la sequenza, su prova anche tu. Me ne vado via. Cavoli tuoi. speciale, non ti lascio mai più. Beh, devo dire che siete proprio una bella coppia. Grazie. E poi volevo dirvi che mi hanno risposto. Come ti hanno risposto? Di già. Io sto aspettando da giorni una risposta, manco mi chiamano. Adesso Diego, Diego. No, aspetta, Anna. Diego voleva solo dire che gli dispiace che non ti hanno presa, ma che comunque... No, mi hanno riconvocata per il callback. Davvero? Anna, ma è una cosa bellissima, vero Diego? Sì, sì. Non mi chiamano più. È chiaro che nessuno di voi crede in me. No, Anna. Diego, dai, aiutami. Ma non mi chiamano più. Studio 1. Scusami, mi sai dire dove è lo studio 1? Sta arrivando. Buongiorno, come state? Sì, signorina, mi sa dire dove... Certo, tesoro. Ecco qua. Allora, ragazze, in bocca al lupo a tutte. Come sta? Bene, bene, molto. Grazie. Un caffè. Silvia, finalmente sei arrivata. Carino, come si chiama? Non lo so. Guarda che hai qualcosa sui denti, Stronze. Dai, andiamo. Che stupida. Potevo chiedere a lui dove lo studio uno. Situazioni complicate, ma poi gli amici non ti lasciano mai. E giorno dopo giorno, se vuoi, metti il senso di tutto ciò che fai nelle cornici della vita. Silvia, perfetto. Per noi va bene così. Davvero? Grazie. Se ci penso, sento un'emozione. Chi è tuo amico resta sempre accanto a te. Stop! Ma che succede? Ma l'altra volta non cantavi così. Lo so, è che credo di non esserne capace. Ma stai scherzando? Ma io l'ho capito appena ti ho visto entrare che sei una che può farcela.
No, è che oggi i miei amici mi hanno fatto capire che non credono in me e che io faccio qualunque cosa mi passi per la testa senza mai troppo impegno. Forse hanno ragione. Ascolta. Senti, io non conosco i tuoi amici, ma so che a volte sono proprio le critiche delle persone che tengono a noi che ci fanno capire che cosa sbagliamo. E poi sono sicuro che non volevano ferirti, ma anzi volevano spronarti a prendere la tua vita in mano. E sono sicuro che qualsiasi decisione che prenderai, loro saranno sempre al tuo fianco. Quindi adesso una decisione la prenderai tu. O esci da quella porta e ti arrendi, o rimani qui davanti a noi e ci fai vedere che cosa sei capace di fare. Arrivederci. Se ci penso sento un'emozione. Chi è tuo amico resta sempre accanto a te. Quante volte ormai io penso solo a voi. Questo è il mio momento, eccomi qua. Sono in grado e vincerò. Tu canta bene e prega Julie Andrews, che è la santa protettrice dei colpi. Ma è ancora viva Julie Andrews? A Londra e Broadway c'è chi vuole solo te. Mi scusi lei, ma Broadway sa dov'è? Sarà una stella in più, lo scriveranno i boom, e la nuova Disney Princess sarai tu. Con miele e fiori di Bach. L'emozione non ci fare caso, sai. Se devi andare in bagno, corri e vai. Poi torna, prendi forza e spacca tutto, dai. Carta igienica ce n'è, quella aspetta solo te. È il destino che bussa più cuore tuo. Corri e vai, corri e non fermarti, non te. Quanto ci mette a cambiarsi? Che cosa gli ore fa? Anna! Oddio, Anna, sei stata Anna, sei stata sensazionale! Ti abbiamo sentito da fuori, sei uno spettacolo! Veramente, Anna, sei stata... Io non ce la faccio, mi commuovo! Sì, volevamo chiederti scusa per oggi, perché non volevamo farti rimanere male, scusaci. Lo so, voi siete i miei amici. Anche tu sei la nostra migliore amica! Dai, andiamo a casa! Complimenti, ma non sei niente. Buonasera! Oh, Anna, com'è andata? Beh, alla fine hanno preso quella Silvia. Devo dire che è molto brava, però, eh. Ci dispiace. Davvero, ma tu come stai? Io sto benissimo. E poi Manuel mi ha detto che se ce la metto tutta ce la posso fare. Vieni qua. Vieni, vieni. Noi stiamo facendo un po' di zapping. Diego, ancora? Mi hai pianto tutto il giorno. Lo so, anche io sono felice, ma... che non ce la faccio. Ci penso io.